Cari amici e care amiche della Tenda TV e Radio Palazzo Carli, buona giornata, pace e bene a voi. Oggi è martedì 3 settembre della 22ª settimana del tempo ordinario. Ci disponiamo ad ascoltare il brano del Vangelo che ci è donato in questo giorno e invochiamo lo Spirito Santo. O Dio che hai promesso di stabilire la tua dimora in quanti ascoltano la tua parola e la mettono in pratica, manda il tuo Spirito, perché richiami al nostro cuore tutto quello che il Cristo ha fatto e insegnato, e ci renda capaci di amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amati. Oggi la Chiesa fa memoria di San Gregorio Magno, Papa, ci affidiamo alla sua intercessione e ci disponiamo ad ascoltare il Vangelo che oggi ci è donato. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 4, versetti 31-37. In quel tempo Gesù scese a Cafarnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: «Basta, che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei. Il Santo di Dio». Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui, senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa che comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri ed essi se ne vanno?» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. In questi Vangeli che ci sono donati questa settimana, siamo quasi sbalzati da una sinagoga all'altra. E se ieri eravamo nella sinagoga di Nazaret, oggi ci troviamo nella sinagoga di Cafarnao, in cui se le cose sono andate male rispetto a Nazareth, tanto che i suoi compaesani a un certo punto lo vogliono gettare giù dalla rupe, qui di fatto il suo primo incontro è proprio con un indemoniato. E siamo nella sinagoga di Cafarno, e Cafarno era la città dove Gesù si era trasferito ed era andato ad abitare. E per chi è stato a Cafarnao conosce bene anche la sinagoga che sta veramente a pochi passi dalla casa di Pietro. E una sinagoga che ancora una volta è il luogo dove Gesù si reca in giorno di sabato. E qui, diciamo, se a Nazareth è stato riconosciuto come il figlio di Giuseppe e quindi un semplice uomo, qui invece ne viene riconosciuta l'origine divina, perché è proprio il demonio che dice: «Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E sembra che il maligno, come è di fatto, ne sappia più di tutti e dice il vero in questo, che il Cristo è il Santo di Dio ed è venuto a rovinare il regno del male ed è venuto ad instaurare il regno di Dio. È venuto ad assumere su di sé il peccato e la morte per trasfigurare la nostra esistenza nella sua stessa risurrezione e donarci salvezza, donarci vita eterna. E infatti lui si confronta direttamente anche con l'indemoniato, però lo tacita, non gli permette di parlare, non gli permette di rivelarlo. E se Gesù allontana da sé il maligno, gli dice e lo caccia da quell'uomo,
di fatto poi attira l'uomo a sé. E se dice taci, esci da lui o vattene, in tanti contesti di esorcismo, poi è lo stesso Gesù che dice venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò ristoro. E dice ancora, quando sarò innalzato attirerò tutti a me. E cioè lui ci cerca con tutto se stesso, vuole liberarci dal male, vuole donarci una vita nuova. E lo fa in questo giorno di sabato, il giorno del Signore, il giorno in cui Dio ha riposato. Dopo i 6 giorni della creazione, il settimo giorno Dio riposa. E Gesù è venuto per donare questo riposo, cioè questa pienezza di vita anche all'uomo, perché l'uomo partecipi del sabato. Già vi era questa concezione in Israele che il sabato era il giorno da dedicare al Signore, lasciando ogni opera umana. E in Cristo Gesù diventa il giorno in cui Dio compie la pienezza della sua opera nell'uomo, cioè porta a pienezza la creazione e genera questo giorno nuovo, questo ottavo giorno che è la risurrezione di Cristo. E lui scende fino a noi, entra nel nostro male, lo sradica da noi perché il male non abbia il sopravvento, il male non abbia una parola forte su di noi, ma è la parola di Cristo che è forte su ogni male. Allora quello che noi possiamo offrire oggi è la nostra vita a Dio, cercando di lasciare che Egli entri in tutti gli aspetti della nostra esistenza, anche quelli di cui più magari ci vergogniamo, quelli che più teniamo nascosti, quelli che ci dispiacciono e che vorremmo non ci fossero nella nostra esistenza. Ecco, lasciamo che Cristo entri proprio lì. Allora lì faremo esperienza della sua presenza amorevole, del potere della sua guarigione e della grazia della sua salvezza, sapendo che già partecipiamo di questa grazia al battesimo, grazie all'appartenenza a lui. E allora se lui tacita i demoni, chiede a noi invece di parlare, di professare la nostra fede, di testimoniare il Cristo vivente che entra nella nostra vita, ci salva e vuole entrare nella vita di ogni uomo per liberarci dal male. Non per nulla ce l'ha insegnato, che noi lo diciamo ogni volta nel Padre nostro, ma liberaci dal male. Ecco, chiediamo allora al Signore, conosciamo anche, immagino, tante persone che sono in questo male fisico, spirituale o psichico o relazionale o materiale, ecco, tante povertà, tutte il Signore vuole visitare e toccare con la sua grazia. In questo giorno ricordiamoci allora di presentare a Lui tutte le persone che possano avere bisogno di questo tocco di grazia, di questa parola di salvezza, noi per primi, accogliendo la sua presenza nella nostra vita. Invochiamo la sua benedizione. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dietro di te per benedirti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi auguro una buona giornata, pace e bene.